Arpino ce l'ha nel cuore, per questo aveva pensato di candidarsi alla guida della città di Cicerone. Ma domenica, dalla sala del cavalier d'Arpino, Vittorio Sgarbi rompe gli indugi. Ad Arpino non rinuncia, ma rimodula la sua disponibilità, non più a sindaco del comune ciociaro, ma come guida del ricco patrimonio artistico della città. Il sindaco di Arpino, che è la città che avevo pensato fosse la prossima mia sindacatura, è una città bellissima e con buoni amministratori, e quindi io mi sono dichiarato disponibile a qualunque funzione oltre a quelle che ho già dal governo per essere utile alla città e alla sua promozione, dalle fondazioni al certamen, all'assessorato alla cultura, per prima di tutto immaginare una grande mostra di Cavalier d'Arpino e le attività relative al certamen. Quindi la mostra di Cavalier d'Arpino è una mostra di Stato e quella può essere condotta anche stando soltanto al Ministero. La conferenza è stata animata da un botta e risposta al vetriolo tra Sgarbi ed un politico locale intenzionato a candidarsi a sindaco proprio ad Arpino. No, mi ha detto: ma perché ti candidi di Arpino? Sono io. Dico, va bene. Parlava con una... cioè, mi è sembrato abbastanza sgradevole, ma naturalmente si può candidare sindaco chi vuole, ma che io dovessi non candidarmi perché si candidava lui, mi sembra... non è questa la ragione ovviamente. Lui si candiderà, farà quello che ritiene opportuno, ma credo che le liste civiche in città come Arpino abbiano maggior successo perché sono miscele più ampie di quelle di un rappresentante di partito. Quanto agli altri candidati, auguri. La lista civica pronta ad occuparsi del futuro di Arpino ha le idee chiare. Nasce sul solco dell'uscente squadra di governo e si apre ad arricchirsi di nuove figure e professionalità. Abbiamo visto in Sgarbi un'opportunità, abbiamo cercato di contattarlo in tutti i modi, siamo andati più volte al Ministero e lui ci ha ribadito questa volontà. In questi mesi, in queste settimane ci abbiamo lavorato ed oggi D'Arpino ha voluto dichiarare ufficialmente la sua partecipazione a questa nuova amministrazione, a questa lista. Non si candiderà sindaco, ma sicuramente farà l'assessore alla cultura. Io sarò il nuovo candidato sindaco perché da dopo la giunta di Renato Rea, giunta al suo secondo mandato, abbiamo raccolto l'eredità con gli amici con cui abbiamo amministrato in questi ultimi 10 anni e abbiamo proposto una lista valida, con esperienza e innovando opportunamente con altre forze politiche del territorio, e abbiamo visto nell'opportunità di Sgarbi un elemento veramente importante che possa fare quel salto di qualità per Arpino e la renderà veramente degna di quella bellezza che merita.